Benvenuti a Zoom, la rubrica di approfondimento della Nuova TV sugli eventi e i volti della Basilicata. Oggi parliamo di un evento benefico che si svolgerà alla fine di maggio, il 31 maggio a Potenza, e a parlarne con noi in studio abbiamo Corrado Amodeo, presidente dell'Associazione Pozzo della Farfalla, benvenuto. Salve. E Giuseppe Lolaico, capitano del Potenza Calcio e capitano anche della squadra Vecchie Glorie. Salve. Allora, benvenuti nel nostro studio. La manifestazione si chiama Un gol per Domenico. L'anno scorso, il 28 maggio 2013, Domenico Lo Russo, in circostanze ancora da appurare, viene ucciso a Monaco di Baviera da un balordo di cui si sono poi perse le tracce. Domenico Lo Russo era una persona amatissima a Potenza, un vostro grandissimo amico, e per ricordarlo ad un anno dalla scomparsa avete organizzato questo evento calcistico. Corrado, parla ce n'è un po'. Sì, praticamente volevamo fare qualcosa che ricordasse la figura di Domenico, e siccome Domenico, già l'hai anticipato tu, era un ragazzo poliedrico, un ragazzo gioioso, aveva tanta gioia di vivere, abbiamo pensato che forse il miglior modo per ricordarlo era farlo attraverso una partita a pallone, cioè fare ciò che ci piace a noi, stare in un campo di calcio, giocare e divertirci. Credo che questo sia il miglior modo per ricordare la sua persona, per cui quando abbiamo deciso come doverlo ricordare, con che tipo di manifestazione, abbiamo deciso che forse quella più adatta era proprio una partita di pallone. È nata come questa partita di pallone è la seconda edizione, è nata l'anno scorso. Sì. E praticamente quest'anno veramente ha preso un risvolto molto, e sono molto contento di questo, molto molto bello. Soprattutto vogliamo che questo evento diventi di dimensione cittadina piuttosto che tra amici. Certo. Proprio perché vogliamo che chi ha conosciuto Domenico lo ricordi, ma vogliamo far avvicinare a Domenico anche persone che lo conoscono solo per questa triste diciamo, questo triste avvenimento. Vorremmo veramente che la gente conosca Domenico per quello che era, e vogliamo veramente che si avvicini a lui, perché Domenico, io ieri dicevo con alcuni amici, oggi è un anno senza di lui. A me piace più dire oggi è un anno che Domenico è con noi in maniera diversa. In maniera diversa. E oggi ci sarà proprio questo exploit, domani il 31, scusate, il 31, c'era questo exploit di questo ricordo. Organizzare una partita di pallone sembra sempre molto semplice, cioè, organizziamo la partita tra Scapoli e Ammogliate, la famosa partita. Invece è un'organizzazione che è stata insomma lunga, una gestazione molto lunga. Giuseppe, ce ne parli un po', perché parte dall'anno scorso, come dice anche Corrado. Sì, il microfono, scusa. Iniziata l'anno scorso con una partita sempre in onore e ricordo di Domenico, fatta il 7 agosto 2013 allo Stadio Viviani. Il risultato fu una partita sicuramente tra amici, sicuramente con un pubblico folto, abbastanza folto, pur essendo il 7 agosto. Quest'anno invece ci siamo superati, abbiamo deciso di fare un evento ancora più grande, abbiamo unito le nostre forze, il presidente Corrado Amodeo con la sua associazione che ha fatto veramente tantissimo, e io con alcuni amici abbiamo cercato di contattare quanti più calciatori e vecchie glorie possibili, ecco, ma devo essere sincero, ci abbiamo messo pochissimo, perché tutti i calciatori non hanno esitato nemmeno un attimo a dare la propria conferma, la propria disponibilità. Ci siamo superati, come dicevo prima, perché in effetti questo evento è stato sponsorizzato da più parti e da più persone, addirittura da persone fuori Potenza, da amici che hanno cercato di appoggiarci in questo evento. Per cui spero che davvero Potenza sia presente a sabato, risponda, maggio, risponda in maniera positiva. Ma sicuramente sarà così. Ma sono sicuro, perché Potenza, quando si parla di solidarietà, è sempre presente. È vero. Giuseppe, vogliamo dare qualche nome di persone che saranno? Sì, ovviamente. Non li dico tutti, dimenticherei no, vabbè, qualcuno. Qualche esempio. Però incominciare dai portieri: Sasà Santarsiero, Vito Stenta, Giuseppe Catalano, passando per i difensori: Alessandro Cagnale, Domenico Colletto, il sottoscritto, Germini, Ianni. Insomma, saranno tantissimi, passando per gli attaccanti: Prisciandaro, Cappuccilli, Delgado, Nolè, tantissimi volti. Nicola Tramutola, personaggi di Potenza che hanno fatto la storia del Potenza, Nicola Tramutola, Giuseppe Camelia, Pasquale Arleo, Leonardo Volturno. Ce ne sono veramente tanti. Ci saranno delle sorprese, spero che veramente si possano concretizzare queste sorprese. Puoi anticipare qualcuna? Non sarebbe si può. Una sorpresa. Non sarebbe più però una sorpresa. Però giocatori che ora attualmente militano in Serie A e che probabilmente
anche loro daranno il loro appoggio per il ricordo. In un modo o nell'altro saranno presenti. Sì. Corrado, è un evento insomma che vuole mobilitare un po' tutta la città. Pozzo della Farfalla devolverà comunque il ricavato in beneficenza, come sempre fa. Sì, il nostro prossimo progetto è la costruzione di un centro di formazione. Anche questo progetto è legato un po' a Domenico, perché noi l'anno scorso, quando successe diciamo questo il triste avvenimento, decidemmo che il miglior modo per ricordare Domenico era quello di ricordarlo attraverso un centro di formazione, perché in qualche maniera esprimesse al meglio la sua figura, un ragazzo che si è formato da sé, un ragazzo che ha studiato all'estero, che ha vissuto all'estero. Quindi quando abbiamo pensato come possiamo ricordarlo, abbiamo deciso di fare un centro di formazione. Ovviamente è un progetto abbastanza ambizioso, però devo dire... Voi ci avete abituato a progetti ambiziosi, però mi sto abituando, si questa realizza. Cosa, esatto. Noi... Comunque abbiamo già fatto in un anno grandi passi in avanti, abbiamo acquistato il terreno dove verrà costruito e ora stiamo lavorando nella sistemazione del terreno. E poi ne approfitto anche per ringraziare l'Ordine degli Ingegneri di Potenza che ci ha fatto il progetto del centro in maniera totalmente gratuita. Un'equipe, il presidente insieme ha formato un'equipe di ingegneri che hanno lavorato e abbiamo quasi il disegno proprio in 3D del progetto, insomma, quindi c'è veramente dietro un mondo di volontariato. Ognuno si contribuisce a questa esperienza con le proprie capacità, offre quello che sa fare, l'ingegnere fa l'ingegnere, certo. E il giocatore fa il giocatore. Ognuno fa veramente e fanno giocatori anche bravi, visto la stagione che hanno avuto. Il problema sarà il nostro, che dovremmo affrontarlo, cioè con un 4-0 metto la firma. Quindi chi saranno, chi giocherà? Amici di Domenico contro le vecchie glorie. E quindi voi chi sarete? Siamo gli amici di Domenico, i veri amici, coloro di Potenza. Oltre all'associazione Il Pozzo della Farfalla. Sì, è più estesa. Domenico, come molti hanno detto, è un ragazzo che ha vissuto molto all'estero. Gli amici, diciamo, della comunità estera non potranno essere qui, infatti li ricorderemo con un lancio di palloncino, c'era scritto il loro nome. Sì. Però noi amici ci saranno amici di Roma, amici di Bari, amici di Palermo, noi di Potenza, e abbiamo formato una squadretta non del livello delle vecchie glorie, però è il vecchie attuali glorie, visto vecchie che... slash attuali glorie. Una stagione straordinaria, scusate se faccio una piccola pausa, Corrado me lo permetterà, una stagione molto bella, insomma, siete soddisfatti? Beh, una stagione bellissima, una stagione che ci ha visto vittoriosi sul campo, in tutti i campi, e praticamente facendo il record di punti, il record di gol segnati con un capocannoniere, Murano, che ha fatto 40 gol, per cui anche loro ci sono molto vicini a questa iniziativa, anche il Potenza, proprio la società ci è stata molto vicina per creare questo grande evento. Quindi, senti, io non me ne intendo, mi perdoneranno i telespettatori, non me ne intendo di calcio, quando parte il ritiro? Beh, il ritiro di solito parte intorno alla metà, a fine luglio, insomma, tra la metà di luglio, tra il 15 luglio e il 25-26 luglio, insomma. Quindi vi state prendendo qualche giorno. Manca ancora un po', vi state prendendo qualche giorno di riposo, poi incomincia l'attività. Allora, vogliamo aggiungere qualcos'altro, Corrado? Io volevo solamente ricordare come poi più o meno come sarà organizzata la serata. Esatto. L'appuntamento è il sabato 31 allo Stadio Viviani. Alle 17 ci sarà un torneo di bambini organizzato dalla federazione. Questo è anche un bel segnale, che vogliamo lanciare, i bambini sono il futuro, per cui li teniamo sempre in alta considerazione. Giustissimo. E quindi sarà organizzato la federazione italiana gioco calcio della Basilicata, ci saranno un torneo per pulcini e piccoli amici, le categorie dei più piccolini, e poi a seguire alle 20 ci sarà un flash mob organizzato all'oratorio San Giovanni Bosco, di cui Domenico è cresciuto. Era lì di casa. E poi ci saranno la conduzione della partita sarà diretta dal trio La Faina e da Tonino Nella e Maria Bombino, che nel panorama potentino sono famosi proprio per la loro ironia, quindi abbiamo voluto veramente far sì che questa serata sia una serata di festa, di gioia. Certo. E poi ci sarà la partita tra noi contro le Vecchie Glorie, amici di Domenico Vecchie Glorie, e infine ci sarà a fine primo tempo un intervento del comico Dino Paradiso, un ragazzo di Bernalda, che ormai famoso perché va a Made in Sud. E ve lo devo dire, tutto questo è questo evento, e tutto, veramente tutta la gente viene gratuitamente, nemmeno il rimborso spesa si sono presi, quindi veramente devo essere sincero, sono molto contento di aver trovato queste risposte dalla gente, che mi rendono veramente contento, perché vuol dire che nonostante il momento, nonostante il periodo, fare solidarietà ancora è un modo per incontrarsi, stare insieme, essere felice e poi allo stesso tempo fare qualcosa di bene. È chiaro. Noi in questi giorni stiamo trasmettendo sulla Nuova lo spot che adesso rivedremo prima
prima della chiusura della trasmissione, per cui stiamo dando anche noi un piccolo contributo, se possibile, alla realizzazione di questo evento che noi seguiremo chiaramente. Quindi ripetiamo, sabato 31 maggio alle ore 20 allo stadio Viviani di Potenza, con un gol per Domenico organizzato dal Pozzo della Farfalla, le vecchie glorie, vecchie e nuove glorie del Potenza, vecchie attuali glorie del Potenza. Ringraziamo ancora Corrado Modeo, presidente del Pozzo della Farfalla, per essere venuto nostro ospite. Ringraziamo Giuseppe Lolaico, che anche alla nuova tu sei di casa, perché noi li sei di casa, per cui vi aspettiamo come sempre, ogni volta che avete delle attività noi vi ospitiamo tanto volentieri nel nostro studio. Diamo appuntamento ai telespettatori, ripeto, sabato 31 maggio ore 20 allo stadio Viviani. Ancora grazie per essere venuti i nostri ospiti, vi lasciamo con lo spot del Pozzo della Farfalla e un gol per Domenico, e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Zoom, e vi lasciamo con la programmazione della nuova TV. Grazie e arrivederci.